Here we go for our video tools of the day. Yes, volevo farlo ieri questo, ma purtroppo per caricare il video dedicato a Julie Cruise ieri, tra l'altro sale a venerdì, non ce l'ho fatta col tempo, quindi lo faccio adesso. Allora, innanzitutto, oggi ricordo prima l'evento di oggi e poi quello di ieri e l'altro ieri. Oggi è l'anniversario della morte of our mythical and great. Anzi, io direi legendary, Jimmy Scott. Sì, il grandissimo esecutore, cioè l'interprete di Sycamore Trees, un grandissimo pezzo che infatti non a caso ho usato come introduzione, il report è qui, mi ha cantata, in realtà l'ho anche interpretato con la tastiera. Sì, perché diciamo Jimmy Scott, io ovviamente lo conosco, tutti gli altri pezzi, però certamente c'è gente molto più grande di me che lo conoscerà meglio. Io mi limito a quello che ho ascoltato in Twin Peaks e devo dire, quando vidi la scena, in realtà io, cioè, questa cosa già l'ho spiegata un po' di tempo fa, Twin Peaks l'ho visto in totale 2 volte. E la prima volta, innanzitutto, lo vidi in contemporanea con la uscita del return, diciamo, qui ho trasmesso su Sky, e io vidi per la prima volta però, diciamo, la prima stagione, una parte della seconda, sul canale Cielo, che pure è affiliato a Sky, se non erro, e appunto in questa occasione mandarono in onda di nuovo le prime 2 stagioni, però su questo canale, io purtroppo non avevo l'abbonamento a Sky, comunque, ma non avevo nemmeno visto le prime 2 stagioni, e quindi quella per me fu una grandissima occasione. Comunque, purtroppo poi fermarono la messa in onda mi pare al quarto episodio della seconda stagione, quindi da lì era maggio 2017, finirono appunto mi pare il 10 giugno, interruppero. Comunque giudì lì, non ricordo esattamente, quindi poi la recuperai personalmente, direttamente più di un anno dopo, mi pare tra fine settembre e fine dicembre 2018, compreso anche The Return. E poi feci un rewatch. L'unico appunto, quindi l'ho visto in totale 2 volte la serie. Diciamo con una mia grande conoscente, che saluto anche Ilaria Cludecampora, con cui appunto facemmo il rewatch la prima e la seconda stagione anche di Firework With Me con i Missing Pieces all'interno, poi non separati, in modo da creare un unicum con il film. Diciamo, iniziamo, già l'ho ripetuto alcune volte, questa cosa, iniziamo questo rewatch l'8 aprile del 90, proprio in onore del pilota negli USA. Salò del pilota, e appunto lei poi appunto non mi, diciamo, non fece anche rewatch di Return, lo feci solo io, però poi raggiunsi il gruppo Twin Peaks Italia, quello ufficiale dedicato a Twin Peaks, che in generale aveva iniziato prima di noi, 2 settimane prima, il 25 marzo, tra l'altro nel periodo pesante lockdown marzo-maggio qui in Italia 2020, e io li raggiunsi poi praticamente all'episodio Heartbreaking, o meglio anche detto anche Thank You Mr. Jackpot, pensando alla scena più importante, appunto Heartbreak di Angelo Badalamenti, undicesimo episodio, scusate, parte, non episodio, perché questi non vanno definiti né episodi né parte, né episodi né puntate, quelli della terza stagione, sapete meglio di me, sono da chiamare parti o ore, diciamo, perché è da considerarsi, in realtà non l'ho detto io, prima di tutti Mr. Lynch e poi tanti critici, come un film alla durata di 18 ore diviso in 18 parti. Chiaramente è così, non posso che essere sempre d'accordo. In effetti ha proprio la sensazione di un film, sarebbe interessante vederlo per 18 ore consecutive. Comunque li raggiunsi, dicevo, all'undicesimo episodio, all'undicesima parte, e poi vedemmo, vidi con loro ovviamente fino alla fine, alla 18ª parte. Sì, se non erro, finimmo proprio intorno alla metà di giugno, ricordo esattamente. E quindi questa era per fare una precisazione su quando, come ho visto Twin Peaks, eccetera, eccetera. Ma appunto, io in realtà questo episodio 29, 22, la seconda stagione, 29, la somma tra le 2 stagioni, prime due, l'ho visto per la prima volta, se non erro, la fine di novembre, primi di dicembre 2018. E in effetti, come molti sostengono, gli episodi centrali, insomma, la seconda stagione sono un po' inutili perché appunto si vede che ovviamente poi David Lynch ha diretto soltanto 6 episodi nelle prime 2 stagioni, però effettivamente in realtà sembrano inutili, però comunque sono funzionali poi,
ad arrivare a quel momento finale, appunto, degli ultimi due episodi, soprattutto, gli ultimi 4-5 in realtà, ma gli ultimi due soprattutto, e l'ultimo poi per eccellenza. E quindi io non direi che poi sono così, proprio così inutili, certo non sono straordinari, ma comunque servono per arrivare a quel momento lì, che come sapete tutti, io ovviamente non c'ero perché sono del 95, quindi non l'ho vissuto in diretta, ha sospeso le persone praticamente per 25, anzi 26 anni, creando questa attesa infinita di 26 anni. E devo dire che l'episodio, cioè appunto in quel caso possiamo chiamare l'episodio in sé, certamente è una delle più grandi creazioni, proprio in generale, secondo me tutta la sua carriera, cioè tutta la carriera di Mr. Lynch, che con solo quell'episodio, infatti non ho detto solo io, lo sostengo solo io, ha ripagato la perdita d'attenzione, appunto diciamo che si andò per creare, si va per creare, durante appunto la visione degli altri episodi della seconda stagione. In effetti lì noi vediamo concentrata tutta una serie di cose. A me appunto io rimasi proprio, diciamo, non posso dire le emozioni che mi trasmise quell'episodio, soprattutto forse anche parti che magari ad altri non stanno a cuore, come per esempio quando Windermere, tra l'altro il compianto Kenneth Wesch, anche lui dopo prima di Julia Cruise, anche lui se n'è andato ai primi di maggio, al 5 maggio se non ero, comunque quando il compianto Kenneth Welch, Windomarl, porta Heather Graham, cioè Annie Blackburn, nella foresta di appunto Ghostwood. Poi la conduce lì e poi entrano, diciamo, nella, praticamente in realtà io non credo quella sia la loggia nera, ma lo sostengono anche molti, sia la sala d'aspetto, la Red Room, quindi la sala d'attesa per entrare poi eventualmente nella loggia nera o nella loggia bianca. E sì, poi sapete tutti meglio di me quello che a cui assistiamo lì con appunto Sycamore Trees, la protagonista. Personalmente mi fa venire i brividi quella scena incredibile, non so proprio, non posso dirvi che cosa provo. Comunque lì assistiamo a tutta una serie di cose che sapete meglio di me. Insomma, e Cooper soprattutto incontra davvero in maniera reale, diciamo, se così possiamo dire, tutti quei personaggi lì, eccetera. E poi da lì, insomma, tutti quegli eventi che succedono, arriviamo fino alla scena finale, la famosa scena dello specchio. How's Annie? How's Annie? Come sta Annie? Come sta Annie? Sì, davvero, secondo me, in totale, di tutto Twin Peaks, è una delle migliori cose mai riuscite. E secondo me poi da Return è anche superiore, per quanto mi riguarda, perché da Return, lo so, i fan, eccetera, nostalgici della cosa, diciamo, soprattutto io delle musiche, soprattutto, ma però poi devo dire che si colmano, perché comunque sono presenti le musiche dei Badalamenti e anche alle canzoni finali. Però dicevo, sì, The Return secondo me è proprio superiore perché è mano totale di David Lynch, quindi non capirò mai come fa la gente a dire che non gli è piaciuto, cioè sicuramente non ha poi quel grado di profondità di cui dovrebbe disporre. Come fa a dire questo se in qualche modo poi è il David Lynch dei film, che il David Lynch è lo stato puro? Ma comunque vengo a me diciamo, Sycamore Trees. In realtà io proprio l'anno scorso, in virtù dell'anniversario dell'anno scorso, che tra l'altro erano proprio 30 anni l'anno scorso, erano proprio 30 anni, caricai delle mie interpretazioni un po' strumentali, un po' cantate, di cui quella che avete sentito forse in sottofondo, di Sycamore Trees. E io in qualche modo vi metto link in descrizione se volete andarle a vedere, però forse sono passate un po' inosservate secondo me, e per questo forse avete visto un unico preview. In realtà è perché io oggi ho ricaricato diciamo, quella che reputavo la migliore versione di quelle, anche con delle modifiche all'audio, perché in quel caso io non ero ancora esperto, comunque non utilizzavo programmi per modificare l'audio, e qua ho anche alzato di molto il volume, quindi ci dovrebbe essere una certa differenza. Quindi consiglio in assoluto questa interpretazione qui, anche le altre ho messo in descrizione. E poi, ovviamente, ad associare a questo pezzo c'è anche Dark Mood Woods, che è secondo me proprio il pezzo, cioè secondo me oggettivamente il pezzo centrale di quell'episodio lì. Ed anche in questo caso io l'ho interpretato, diciamo, due volte. Una volta la prima versione, e poi l'ho anche ricaricata in loop, una durata di 12 ore. Chi ha il coraggio di sentirla quella versione, ok? Comunque, sì, in onore in realtà questo pezzo originariamente risale per il compleanno di Heather Graham, se non erro il 23 gennaio, appunto proprio perché il suo personaggio è connesso anch'esso, diciamola, a quell'episodio. Se avete visto il preview, se volete, link è sempre in descrizione. Però in realtà forse oggi ho ricaricato una versione sempre in che feci in quel giorno lì,
in quei giorni lì che filmai, ma con una variante, diciamo, strumento diverso, cioè sempre lo stesso, ma senza forma duale, che è il warm pad, che secondo me è proprio lo strumento più o meno simile che utilizza Angelo Badalamenti per diversi dei suoi brani Twin Peaks. Quindi questa sarebbe una nuova versione, ma anche no, allo stesso tempo, questo motivo qui. Ma poi io ho interpretato anche in maniera breve, di nuovo, il pezzo in occasione della mia partecipazione al party di della prima conferenza internazionale dedicata a Twin Peaks The Return, che si svolse dal 19 al 20 giugno dell'anno scorso, e io fui invitato da parte di Roland Kermaré, meglio conosciuto come l'Incident Archivist, uno degli amministratori del gruppo numeroso di Facebook, più numeroso di Facebook, dedicato a David Lynch, con più di 45.000 membri al momento. Tra l'altro è stato anche sul set di Strade Perdute per 3 mesi, diciamo, ebbe questa grandissima opportunità per poi cogliere elementi per una delle sue tesi, mi sembra, di laurea, proprio su David Lynch. Comunque io fui invitato da lui in occasione della mia costante pubblicazione dei miei post nel suo gruppo, mi fece questo regalo, insieme ad altri 3 musicisti di un gruppo, e anche Daniel Knox, che se non erro ha anche collaborato con David Lynch. Pensate che onore per me, che non sono nessuno, non ho un titolo, non ho un nome, insomma, quei momenti di onore. Ma poi ci ritorno tra praticamente qualche giorno, quando sarà l'anniversario della cosa, ne parlo meglio. In questa esibizione, forse anche qui ho messo l'estratto, dura molto poco in realtà qui l'interpretazione del pezzo, che appunto dovette abbreviare, diciamo, per un fatto di tempo, non potevo superare i 25 minuti, quindi parecchi pezzi li abbreviai in quel caso. Comunque qui ci sono una ventina di secondi, se non ero nel caso la versione completa, pur se più breve, comunque la vedete sempre nel link che ho messo in descrizione. E sì, diciamo appunto, e come in realtà io lì suonai tutta una serie di pezzi forti midi di ritardo, sono pezzi di Angelo Badalamenti come Accidente Fare Quelle Tim, The Chair e Heartbreaking, entrambe le versioni, lenta, normale e diciamo veloce, anche Windswept di Johnny Jewel, The Fireman, insomma. Tutti questi pezzi, tra l'altro, parte Windswept, se non erro, sono l'unico interprete di tutti questi pezzi. E vedete un po' voi, fate la ricerca, cercate questi pezzi che ho citato, Angelo Badalamenti, subito dopo appaio io. Ma questo anche perché secondo me non ci sono gli spartiti, la gente li vorrebbe, ma purtroppo io, non avendo titoli, non avendo studiato musica a livello professionale proprio nelle scuole, solo privatamente, 4 anni e mezzo, diciamo, di pianoforte diversi anni fa, ho fatto, non so trascrivere musica, quindi mi piacerebbe che diffonda questi spartiti, tra l'altro ci guadagnerei anche, secondo me, economicamente, ma l'unica cosa che posso fare sono i tutorial, anche se stando continuamente a caricare nuovi pezzi, ho anche poco tempo per fare tutorial. Gli unici che ho fatto sono stati mesi fa di 2 pezzi di Mulholland Drive, ma poi non ho avuto più tempo per farne altro. Ma se mai dovessi trovarne tempo, giuro che li farò, almeno questo proverò a farli. Tra l'altro forse interpreterò una nuova versione di Accidente Fare Quelle Tim in questi giorni, occasione dell'anniversario del sesto episodio di The Return, in cui si sente per la prima volta il pezzo. Forse sarà una versione anche migliore di quella che interpretai 2 anni fa, e però in questo caso forse solo per il canale Tastiera Linciano la caricherò. Lo sapete, è il mio secondo canale in cui carico solo le musiche, interpretazioni delle musiche ai film di David Lynch, perché appunto nel canale principale già la caricai, ma vedremo un po', può essere che la giro pure sul canale principale. Comunque sì, però dicevo, in quell'esibizione, poiché feci come pezzi d'apertura appunto Dark Mood Woods e Sycamore Trees, per riprendere da dove ci eravamo lasciati proprio con far creare questo effetto con la seconda stagione di Twin Peaks, e poi da lì suonai insomma tutti i pezzi del Return, eccetera, fino alla fine, con anche degli inediti suonati in quel momento, come se non ero la canzone di Rebecca Del Rio, No Stars, preparata in quei giorni molto velocemente proprio per quell'occasione. Anche altri pezzi, non ero anche il sottofondo musicale di Naido, nel terzo episodio, il sottofondo che si sente è molto anche bello, l'oceano viola, il purple ocean, cosa del genere. Sì, comunque, che già ho parlato tantissimo, un quarto d'ora. Comunque, sì, davvero credo di aver detto tutto. Nel caso mi sia che altra cosa in mente, come al solito, l'aggiungo in descrizione. Spero di essere stato chiaro quanto più possibile. Have a great day again.